Si è svolto Inbound, il grande evento organizzato da HubSpot per parlare dei temi del marketing digitale e del CRM del futuro, come loro interpretano il cambiamento. Primo elemento di rottura rispetto a tutti i grandi temi sull'inbound è stato quello di fermarsi un momento e ripensare completamente alla customer experience degli utenti. Il fondatore Dharmesh Shah che ha subito introdotto il bisogno di parlare di come noi trattiamo i nostri utenti e i nostri clienti. La customer experience è ancora gestita troppo male dai brand e il futuro di HubSpot è quello di aiutarli in questa gestione che non è più management, non è più CRM, ma customer relationship magic, come lo ha definito lui. Gli utenti sono generalmente insoddisfatti dell'esperienza che vivono online. Non vogliamo più stressare un consumatore che ha necessariamente, giustamente, dei bisogni che sono bisogni prevalentemente di connessione. Il consumatore in questa fase vuole sentirsi molto capito, vuole sentirsi speciale, ma soprattutto vuole sentirsi connesso. È un po' sul tema della connessione che si è svolto poi il fil rouge di tutte le novità di prodotto di cui parliamo tra poco, ovvero il fatto che è necessario avere un'integrazione di dati molto forte. Questo naturalmente si rende ancora più importante in un sistema cookie-less, dove le informazioni di prima parte saranno predominanti in tutto il 2022. Il discorso dei cookie è uno degli oggetti principali di moltissimi degli speech che sono nell'agenda di queste 3 giornate. Per questo le novità di prodotto andranno prevalentemente nella direzione di favorire questa connessione e favorire la felicità degli utenti finali. Vediamo alcune di queste novità che probabilmente ci interesseranno per lo sviluppo dei progetti su HubSpot. Le più importanti, relative proprio al tema dell'integrazione dei dati, è quella legata all'ampliamento e al rafforzamento dell'Operations Hub, che è lo strumento di HubSpot che consente di importare dati tra loro in maniera più efficiente, e di tutto l'ecosistema delle app che naturalmente si sta estendendo sempre di più. Sempre nell'Operations Hub saranno anche disponibili delle sandbox di prova per gli sviluppatori, quindi ci sarà un forte improvement soprattutto per chi ha la suite enterprise rispetto alla possibilità di utilizzare HubSpot come un unico grande strumento di raccolta di informazioni. Sul lato invece della felicità, lato customer, la novità è legata alla creazione di un nuovo strumento dentro la suite di service che consente agli utenti di avere un customer portal, cioè una pagina web personalizzata che consente loro di avere la traccia di tutti i loro ticket e di tutte le informazioni e interazioni che hanno avuto con l'azienda. Un'altra grande novità su cui hanno spinto, che però non ci tocca direttamente perché sarà disponibile solo negli USA, è l'HubSpot Payment, quindi dello strumento di pagamento all'interno della piattaforma per gestire delle transazioni monetarie. Naturalmente sottende ad una grande volontà di HubSpot di ampliarsi sul mondo dell'e-commerce per tenere ferma quella filosofia di consumatore è sempre connesso e facilitato in tutte le sue transazioni, compreso l'acquisto. Infine ci sono delle novità anche sulla parte di CMS, sulla parte web di sviluppo delle pagine web all'interno di HubSpot, sempre perché questa interazione deve fluire in maniera sempre più semplice e personalizzata. E quello che possiamo dire alla fine della prima giornata di Inbound è che la volontà di HubSpot è quella di configurarsi sempre di più come una piattaforma all in one, all'interno della quale sarà possibile avere un'esperienza molto consistente e che favorirà quindi sempre di più l'integrazione di tutti i team aziendali, tendente a ridurre le frizioni che ci sono tra i vari dipartimenti all'interno della stessa azienda, quindi sales, marketing e customer service. Questo è un po' il riassunto della prima giornata di Inbound 2021. Nei prossimi giorni seguiranno altri approfondimenti da parte di Integra Solutions, articoli nel nostro blog, e presto anche webinar per parlare di più e meglio di come portare HubSpot all'interno delle vostre aziende. Se volete rimanere connessi con noi per seguire i nostri contenuti e anche i futuri webinar che organizzeremo, vi invito a iscrivervi alla newsletter di Integra Solutions a questo link.
e rimaniamo in contatto. Ciao!